Un saluto a tutti a Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Pokémon Let's Go Pikachu. Allora, eravamo arrivati, l'ultima volta, dopo il primo episodio, qui a Bosco Smeraldo, dove per un po' ho catturato qualcosa e ho anche sfidato questi allenatori per non rendere la cosa, il passaggio proprio lento. Non so se li ho sfidati effettivamente tutti quanti, però ho preso qualche oggetto sperduto qua in giro e ho anche catturato qualcosa, ma tanto non sono questi, diciamo, i Pokémon che andremo a tenere nella squadra, perché comunque la mia squadra, essendoci Mew, sarà Pikachu, Mew, ovviamente Bulbasaur, le evoluzioni, Charmander, Squirtle e poi l'ultimo è il posto, diciamo, per il Pokémon vagante di turno, che alla fine sarà Mewtwo, però nel frattempo, anche se avendoci Mew, non so qual è, effettivamente se conviene Mew più di tanto. Intanto ci pigliamo anche questo, lo spediamo. No, ce l'ha ributtata. Ok. Poi ho notato che la Pokéball è un po' più precisa del controller a lanciare quando lanci. Lo so, ho provato a giocare un po' col controller perché è un po' più facile in mano con la mia mano grande, la pokebollina microscopica non è comodissima, ma andavano un po' storte, sprecano un coffo di pokeball per catturare un Pokémon. Allora, per questo devo dire sulla Switch Lite è comodissimo perché usa il giroscopio, quindi basta tenerlo al centro dello schermo e tirarla, si veramente si massimizza. Si massimizzano le Pokéball, se ne sprecano pochissime, soprattutto all'inizio quando, non avendo soldi, se ne hanno poche a disposizione. E mentre poi comunque si riesce ad averne di più e magari sprecarle non è poi tutta questa grande cosa. Allora, qui quindi ce ne possiamo andare in città, credo. Vediamo un po' se mi sono saltato qualcuno. No, penso di averli fatti proprio tutti. Bulbasaur l'ho catturato. Non so se nell'ultima puntata avevo detto che l'avrei catturato e poi non l'ho fatto vedere. Comunque ne ho catturato uno. La natura, non so se la natura è decisa. Ha più attacco e meno attacco speciale, quindi si potrà fare, diciamo, più di mosse fisiche rispetto alle mosse speciali. Potremmo fare anche così. Effettivamente Bulbasaur, poi comunque si più avanti potremmo anche tornare a catturarne magari degli altri, e comunque ce ne viene dato uno durante il nostro viaggio. Mi pare che Bulbasaur, sì, non mi ricordo, ci viene dato da un allenatore che lo ha salvato, credo, non ricordo bene. Allora, vediamo un po'. Io parlo con tutti perché ci sono alcuni che danno cose. Più piede un po' maggiore la sua abilità nella lotta, beh, questo lo sappiamo, al calcolo di questo valore contribuiscono a diversi fattori, a quanto pare, ci dice. Vediamo il nonno qua. Presente gli alberelli che si vedono qua e là lungo la strada? Ok, si possono tagliare con un fendente, una tecnica segreta, va bene. E quindi eccoci qua, siamo arrivati nel percorso 2, e comunque dovrebbe esserci Sandshrew verso la Lega Pokémon che sta qui, non mi ricordo come si chiama, Celestopoli, la prima città qui, Smeraldopoli. Qua ci dovrebbe essere, noi non è apparso perché secondo me è un Pokémon raro e quindi bisogna usare il profumo per attirarlo. Cercavo giusto te, ci dice Costi. Eccolo qua. Snowkills, in questa città c'è una palestra che fa proprio il caso nostro. Pare che il capo palestra sia davvero fortissimo. D'altronde, lottare contro allenatori capaci è proprio quello che ci vuole per diventare più forti. Pikachu, oh, anche Pikachu non vede l'ora di lottare, vero? Ok, mi raccomando, faccio il tifo per voi. Tieni, ci dà qualcosa. Riceve 5 pozioni da Costi.
Hai messo le pozioni nella tasca di Medi. Ho comprato un po' anche per te, usando i soldi che ho guadagnato, sconfiggendo gli altri allenatori. Se riuscirai a battere il capo palestra, dimostrerai di essere un allenatore a tutti gli effetti. Buona fortuna, Snowkills. Ok, buona fortuna. Perfetto. Allora, sti due ci dicono che uno... Questa è comica questa cosa. Sai cosa sto facendo? Gli diciamo no. Spargo un po' di profumo e mi va a attirare i Pokémon verso l'aiuola. Invece parlando con quest'altro, lo sai cosa sto facendo? No. Spruzzo il repellente per tenere lontani i Pokémon dalle aiuole. Quindi stanno lavorando proprio per raggiungere lo stesso obiettivo questi due. Non ci sono tanti allenatori di Pokémon seri qui. Sono tutti dei dilettanti come i pigliamosche. Oh, ma che è successo? Il gatto ha attivato il giochino degli squali. Si salva solo Brock della palestra di Plumbeopoli. Ok, disattivato. Si salva solo Brock della palestra di Plumbeopoli, dicevamo. Ok, allora, vediamo un po'. Vediamo un po', chi c'è qui? Chi c'è qui? Nidoran, basta. Sta educando il suo Pokémon. Vediamo di qua. Abbiamo ricevuto questo Pokémon tramite uno scambio con l'allenatore, ma è un po' difficile crescere in fretta. Cresce in fretta, ma non dà molto retta agli allenatori inesperti, se solo avessimo delle medaglie. Quindi qui ci fa capire che prendendo le medaglie si possono controllare Pokémon di livello più alto. Molto bene. Allora, vediamo come siamo messi a livello di HP. Siamo al palla, però comunque magari mi manca qualche punto alle abilità, quindi andiamoli a curare. Ok. Quindi consegna il Pokémon, qualche secondo, aspettiamo. Eccoli qua. Per il momento il nostro team è questo, perché ha una mossa molto molto forte, Oddish, per battere Brock della prima palestra. È veramente ottimo Oddish. Penso sia vada benissimo anche Bulbasaur con la frustata, credo proprio, perché ricordo che il Game Boy con frustata one shot. Benvenuto, cosa desideri? Compra. Compriamo qualche, abbiamo solo 1200, quindi direi di prenderci un paio di Pokéball, non fanno mai male, dai. Ok, per il momento ci limitiamo a questo, anche perché comunque abbiamo già accumulato qualche oggetto. Vediamo un attimo, allora. Qui c'è il tizio col suo Geodude. Hai già visto il museo? No, perché non possiamo andarci adesso. Devo andarci assolutamente. Mi pare che non ci si possa andare adesso. Quindi andiamo di qua. Intanto il nostro Mew che aleggia intorno a noi. E qui abbiamo un pigliamosche. Per avere più probabilità di catturare un Pokémon, mira al centro del suo corpo. Non è detto che tu riesca sempre a catturarlo, però sarà più semplice, lo sappiamo. Il Pokémon impara nuove mosse crescendo. Alcune però si imparano solo tramite le MT, che ci vengono date spesso dai coach che incontriamo, che è possibile sfidare. Oh, Mew ha trovato qualcosa all'interno del cespuglio. Mew, dacci. Mew ha trovato qualcosa in mezzo alla vegetazione. Ha ricevuto un Baccalempon da Mew. Ha messo il Baccalempon nella tasca cattura. Va bene. E questo è il museo? Sì, non si può andare nel retro. Ah, possiamo fare... Questa signora che ha lo Slowpoke. Oh, Slowpoke, che cosa devo fare con te? Ehi, ciao, non è che potresti farmi un favore? Sì, certo. Sai, vorrei proprio andare a farmi un giro al museo di Plumbeopoli, ma il mio Slowpoke non vuole saperne di muoversi. Slow. Non è che ti andrebbe di tenere d'occhio mentre sono via? Va bene, certo. Grazie mille, sei un vero tesoro. Beh, allora posso andarmene tranquilla, sapendo che penserai tu al mio Slowpoke. Tanto chi se lo prende? Praticamente un paio di inquadrature del nostro eroe che tiene d'occhio Slowpoke immobile, fermo, impallato, con quella faccia assente. Guarda di fronte a sé con aria distratta. È trascorso del tempo in tranquillità insieme a Slowpoke. Ok. Fermo, immobile così anche lui. Che situazione. Ok. Eccoci qua. Grazie mille per esserti preso cura del mio Slowpoke. Tieni questo per ringraziarti del tuo aiuto. Ricevi una grande perla dalla signora. Hai messo la grande perla nella borsa. Torna pure domani se voglio di badare di nuovo al mio Slowpoke.
probabilmente. Però un'altra perla. Andiamo a far visita al museo, vediamo un po'. Tanto il gatto scassone, che ormai avete imparato a conoscere. Il biglietto per i bambini costa 50p. Vuoi entrare? Sì. Nel retro non si può andare, però il museo si può visitare con 50 fanta dollari. Ecco, lì dietro non si può andare a prendere quell'ambra che prenderemo poi. Allora, oh, un fossile di Kabutops, un raro Pokémon preistorico. Poi qui abbiamo un Pokémon preistorico, una replica di un Pokémon preistorico. Fossili del Monte Luna. Vediamo questo occhiarello cosa ci dice. È un privilegio poter vedere i resti di una creatura così maestosa. Uno scheletro. Possiamo andare sopra. Sopra, parliamo con questo tizio. La mostra di questo mese è dedicata allo spazio. Ok, una pietra lunare. Un meteorite caduto sul Monte Luna. Pare si tratti di una pietra lunare. Qua c'è un ologramma. Un ologramma tridimensionale intitolato La mappa dell'universo. E qui? Voglio un Pikachu, è così carino. Me ne catturi uno, papà? Sì, promesso, avrai il tuo Pikachu. Ok, capricci. Vediamo. Nel microscopio si vede un meraviglioso cristallo. Vediamo qui che cosa ci dice. Quasi mezzo secolo fa, l'uomo ha messo piede sulla Luna. Ora si punta più lontano ed è il pianeta rosso la nuova meta da raggiungere. C'è anche un po' di informazione in questo gioco. Che emozione. Le notizie su viaggi nello spazio mi appassionano sempre. E qui intanto possiamo vedere l'origine dell'universo, che è spiegata secondo la teoria del Big Bang. Esplosione, dispersione dei frammenti dopo il Big Bang e pianeta, ecco la Terra. Siamo stati fortunati a quanto pare. Allora, qui c'è questo tizio. Una pietra lunare, cosa di tanto speciale? Lo vedremo, ma non è ora il momento. Dopo questa breve visita al museo, che mi sembrava giusto visitare insieme a voi, possiamo tornare all'esterno e a questo punto direi di andare dal nostro capopalestra, affrontarlo. Ok, penso di qua, facendo questo giro, no, da sopra. Allora, ci facciamo questo giro qui e facciamo, passando da sopra dovremmo riuscirci ad arrivare qui dove era Slowpoke. Questa tizia si dice che Clefairy vengano dalla Luna. Sono apparsi dopo che la pietra lunare è caduta sul Monte Luna. Ecco, già ci dà alcune informazioni. Ed ecco la nostra palestra. Entriamo, dove ci verrà dato accesso con un Pokémon di tipo erba. Vediamo, gli spettatori sono concentrati. Eccoci qua. Sei qui per la sfida del capopalestra, immagino. Io sono un allenatore, ma non mi sarà difficile capire se hai tutte le carte. Non sono un allenatore, ma non mi sarà difficile capire se hai tutte le carte in regola per affrontare questa sfida. Vuoi sapere come? Solo chi conosce la compatibilità di tipo può essere ammesso alla palestra di Plumbeopoli. Sono vari i tipi di Pokémon efficaci contro quelli di tipo roccia del capopalestra. A chi lo sfida per la prima volta, però, è richiesto di usare un Pokémon di tipo erba o acqua. Acqua ancora meglio. Quindi, mostrami di avere con te un Pokémon di tipo erba o acqua e ti lascerò entrare. Vieni, beccati sto Bulbasaur. Se ci riesco a cliccare... Ah, ho miscliccato! Dai, su, non mi cacciate, ho solo miscliccato. Maledizione! Sì, sì, la conosciamo, la compatibilità, dai, su. Fermati qua, Oddish, va bene. Beccati sto Oddish, con quel Pokémon non avere problemi. Andiamo, let's go. Fatemi vedere se Oddish, per esempio, ha una mossa che è iper efficace, che è... Non ce l'ha, mi sa assorbimento... non so se è assorbimento. Fatemi vedere Bulbasaur invece che cos'ha. Bulbasaur ha frustata. Con frustata proprio lo devastiamo, mi pare. Allora, spostiamo Bulbasaur al primo posto. Bulbasaur è devastante. Ci facciamo ovviamente gli allenatori, perché soldi e punti esperienza non si sprezzano mai, vanno fatti tutti. Questa brezza di Plumbeopoli, gli allenatori che incontrerai qui non hanno niente a che fare con quelli che hai affrontato finora.
intanto potete udire il gatto a friccheggiare come non mai. Parte la sfida di Amara, Picnic Girl, se non l'avesse capito nessuno. Picnic Girl manda in campo un Geodude e noi mandiamo in campo il nostro Bulbasaur, anche perché è totalmente inefficace il nostro Pikachu, sto per tirare la Pokéball al gatto ma non per catturarlo. Pikachu fa il tifo, che succede? Ha potenziato l'attacco di Bulbasaur, aumenta la difesa di Bulbasaur, aumenta l'attacco speciale di Bulbasaur, aumenta la difesa speciale di Bulbasaur, aumenta la velocità di Bulbasaur, aumenta. Però lo usa come una mossa. Wow, questa cosa non l'avevo mai vista, nonostante Let's Go Eevee ho battuto i Super 4. Non ho mai visto il tifo, perché forse a differenza di Pikachu, Eevee da piccolo, quindi lo chiamerò sempre Eevee. E Eevee, essendo di tipo normale, gli ho insegnato mosse di tutti i tipi e ho usato solo lui fino alla fine, praticamente facevo combattere solo lui. Mentre Pikachu, essendo elementale, dovrò sfruttare anche gli altri Pokémon, logicamente. Frustata è super efficace e il gelo del nemico non ha più energie. Perfetto. Riceviamo 35 punti exp, saliamo di livello. Perfetto. E saliamo a livello 9. Impariamo anche Parassiseme, una mossa che assorbe, mi pare che assorba energia ogni turno. E a posto, ci becchiamo 140 fantadollari e andiamo al prossimo. Prima di andare da Brock, dove vai? Ci vorranno anni luce prima che tu possa competere con Brock. Gli anni luce sono un'unità di misura della distanza, non del tempo. Quindi questo strafalcione di ignoranza di questo tipo ci fa già capire il suo livello di abilità. Ok, parte la sfida di Marvin, campeggiatore. Manda in campo un Geodude e noi gli spacchiamo il nostro Bulbasaur. Frustata in testa e ciao ciao. Eccola qui. Spero di non miscliccare le mosse, perché bisogna cliccare sulla levetta e, essendo un po' piccolina, può essere che la muovo mentre clicco. Bulbasaur riceve 35 punti exp, vengono condivisi con la squadra, come sempre abbiamo vinto contro campeggiatore in tempi record. Ci becchiamo 140 fantadollari e andiamo da lui, il nostro capopalestra. Sono Brock, il capopalestra di Plumbeopoli. Il mio motto è determinazione e difesa granitica. Ecco perché tutti i miei Pokémon sono di tipo roccia. Vuoi ancora sfidarmi? Più di prima. Bene, mostrami ciò che sai fare. Caro Brock, tutti i tuoi Pokémon sono di tipo roccia e sta proprio lì l'errore. Hai troppi punti deboli. Parte la sfida con Brock, capopalestra. Brock capopalestra manda in campo Geodude. E noi mandiamo avanti Bulbasaur. Eccolo qua, col bulbo. Beccati sta bulbata, frustata. Bam! Nonostante siamo tre livelli sotto, infatti non riusciamo a shottarlo perché siamo un pochino sotto. Però lui ci fa veramente poco male e gli tiriamo un'altra frustata, tanto ne abbiamo ben 25, altre 21 dopo questa, ci andiamo larghissimi. Ok, lui manderà in campo Onix come secondo Pokémon dopo aver ottenuto 54 punti esperienza che vengono condivisi con i compagni. E Onix, noi non cambiamo Pokémon assolutamente, rimaniamo su questo, anche se abbiamo un Oddish di riserva. Anche lui ottimo, gli tiriamo una bella frustata e in due frustate lui è anche un po' di livello superiore, mi ha tirato una sassata in testa. È una bella frustata, non riuscirà sicuramente a farci fuori, anche se, ripeto, siamo sotto di livello, ma riusciamo a spuntarla senza pericolo, senza neanche usare la nostra riserva, e ottenendo 134 punti exp che vengono giustamente divisi con la squadra e che fanno salire Bulbasaur a livello 10. Eccolo qua, certamente. E Oddish sale a livello 13, che manderemo in panchina. Oddish dovrebbe imparare paralizzante e va bene, facciamoglielo imparare al posto di crescita. Va bene, 1, 2 e tada,
Cavendish dimentica crescite, al suo posto impara paralizzante. Comunque buona, anche se per paralizzare cioè aveva sottovalutato. Brock ci regala 1920 fantadollari per la vittoria. Come prova della tua vittoria ti conferisco una medaglia ufficiale della Lega Pokémon, la medaglia Sasso. Batti il 5 Pikachu. Snowkids riceve la medaglia Sasso da Brock. Con la medaglia Sasso tutti i Pokémon fino al livello 20 ottenuti tramite scambio seguiranno le tue indicazioni. Aspetta, prendi anche questa, la MT-01, che contiene botti in testa. Con la mossa che puoi insegnare a un Pokémon puoi usarla quante volte vuoi. Contiene botti in testa, il tuo Pokémon infligge danni all'avversario colpendolo con la sua testa dura come la pietra. A posto. Finito qui, Mewtwo sbuca fuori e ce ne possiamo andare dopo aver preso questa medaglia. A posto così. Punti interrogativi ci dice: ehi tu! Infatti lui assomiglia un sacco a quello che era, diciamo, l'avversario principale in Pokémon giallo, Gary. Fammi indovinare, tu sei Snowkids, giusto? Incredibile, sono proprio io. Come fai a saperlo? Siamo un po' più diffidenti invece di sbalordirci. Sei proprio come mio nonno ti aveva descritto. Io sono blu. Blu. Mio nonno è il professor Rock e mi ha raccontato di due giovani allenatori partiti da Biancavilla, proprio come me, tanto tempo fa. Appena me l'ha detto, mi sono precipitato qui per vedere come la cavate. Pensavo che ti avrebbe fatto comodo qualche dritta dall'allenatore più forte che ci sia, ovvero il sottoscritto. Ma vedo che non ne hai avuto bisogno. Ben fatto, piccoletto, ti meriti un premio. Qua tutti ti danno i premi, veramente tutti compagnoni. Riceve 5 Mega Ball, le prime Mega Ball che mettiamo nella tasca cattura. Con queste potrai catturare Pokémon più facilmente. A proposito, quello è un Pokédex, vero? Allora finalmente mio nonno è riuscito a realizzarlo. Quando ho cominciato io, il massimo della tecnologia era una matita e una mappa su cui segnare gli habitat dei Pokémon che trovavamo lungo il cammino. Beh, mi raccomando, impegnati al massimo per dare una mano al nonno. Ci vediamo, ciao ciao. Ciao ciao. Tizio. Ok, perfetto. Siamo riusciti a farci la prima palestra del gioco. La prima di 8, se non erro. Sì, 8. Bene, allora, vediamo il prossimo percorso dove ci porta. E noi andiamo di qua. Ah, non prima, ovviamente, non prima di aver curato i Pokémon. E adesso mi pare ci siano un sacco di Pokémon erba. Non abbiamo ovviamente nulla di livello fuoco qui, di livello fuoco, sì, vabbè, di tipo fuoco. Quindi direi di mettere avanti un bel Mew, allenare Mew, che è un Pokémon psico, veramente dovrebbe essere molto molto forte. E soprattutto non so se, vabbè, poi cattureremo anche qualcosa. Per il momento mettiamo, diamo i Pokémon alla dottoressa qui, all'infermiera, e facciamoli curare Mew, ragazzi, che veramente felice. Purtroppo se ne può usare, cioè ogni Pokéball ne ha uno solo, quindi si può usare una volta usato qui, ora in questo dato fantastico del video. Non potrò usare Mew su nessun'altra console, nessun altro dato, anche perché il dato non è nel cloud, il dato di questo gioco non è condivisibile nel cloud, quindi potrò usarlo solo su questa Switch con il mio account e basta. Non morirà con questa Switch Mew. Ok, vi ricordo che questo bambino mi diceva qualcosa. Vediamo. Ehi, quella è la medaglia Sasso, scommetto che l'hai ricevuta da Brock. Sapevi che più medaglie hai, più strumenti puoi comprare nei negozi? Bello, eh? A proposito, quelli edifici blu sono i Pokémon Market, l'abbiamo capito. Ah, perché adesso, dopo aver battuto Brock, si possono comprare le Mega Ball. Scommetto che li hai già visitati, li hai già visti in giro, si trovano in ogni città. Sì, compriamo le due Mega Ball, ora che ci penso, perché comunque ci sono, iniziano ad esserci poi Pokémon che voglio catturare e che fanno un po' resistenza. Ne prendiamo 3, dai. Mangiamoci tutti quanti i soldi subito. Nella tasca cattura. Ok. Andiamo. Ah, devo vendere. Devo vendere qui. Vendi.
La grande perla, che ci dice: perla piuttosto grande dai graziosi riflessi argentei, si può vendere a un prezzo piuttosto alto nei negozi. Infatti ci dà ben 4.000 per aver tenuto d'occhio lo Slowpoke, e quindi non ci possiamo lamentare. E non so che intende per torna domani, effettivamente, se un giorno solare proprio rilevato dalla console, oppure un tot di strada fatta all'interno del gioco. Intanto anche qui, come in Zelda, sparisco. Allora, vediamo un po'. Ehi là, allenatore in erba, mi presento, sono un coach. Noi coach siamo sparsi qua e là e aiutiamo gli allenatori a diventare più forti. So che non è bello vantarsi, ma noi coach siamo davvero forti. Vieni a sfidarci se vuoi mettere alla prova le tue capacità. E loro non basta passarci davanti come gli allenatori normali, ma bisogna proprio parlarci e dire di sfidarli. Scorgo nei tuoi occhi il desiderio di mettere alla prova la tua forza. Che ne dici, giovane allenatore? Vuoi vedere come te la cavi contro un coach come me? Ci sto, noi gli diciamo. Allora diamoci da fare. E vediamo un po'. Io ovviamente qui in questo Let's Go Pikachu voglio popparlo Mew, voglio usarlo e sarà molto attivo insieme a Pikachu, che essendo un elementale per esempio contro i Pokémon erba, non dico lascia molto a desiderare, dico proprio che è inutile. Abbiamo un Mew livello 13, che è buono contro un Bulbasaur. Per ora abbiamo solo botta e comete. Con botta non dovremmo fargli niente a Bulbasaur, comunque poco. Sfruttiamo il livello in più, diamo una botta, infatti non leviamo neanche il 50% di suo HP. Brutto colpo, ma che comunque ci leva davvero poco. Andiamo con comete, mi usa comete, vediamo se è più efficace. Siamo lì e ci butta un parassiseme, è pieno di semi. Un parassiseme che ottiene energia. Energia, riprende della vita, però sufficiente, probabilmente una botta per tirarlo giù. Tanto che figo Mew, leggenda veramente. Bulbasaur nemico non ha più energie. Ok, Mew riceve 70 punti esperienza che vengono condivisi con la squadra. Abbiamo battuto il coach, che per ora tutti questi allenatori ci danno anche 1100, hanno soltanto un Pokémon. Accipicchia, non ci sono coach che tengano. La tua forza è davvero strabiliante. Non ci sono coach che tengano. Permettimi di darti un regalo. In segno di rispetto per le tue capacità. Snorlax ottiene revitalizzante. Hai messo revitalizzante nella tasca di Medi. Servono per i Pokémon. Ma esausti e usali con astuzia. Va bene. E direi che per questo episodio, dopo aver battuto la palestra, aver conosciuto i coach, che ho fatto? Oh, Pikachu. Oddio. Pikachu che ha fatto? Gli ha preso lo scribizzo. È felice di giocare. Vabbè, facciamo due. Viene da starnuti la coda. Coda. È felice. Ok. Rendiamolo iper felice. Mano. Vediamo il 5. Di qua. Pica. Di qua. Qua. Ma che cosa? Ok, è felicissimo. A posto. Bene. Dopo aver reso anche felicissimo Pikachu sulla nostra spalla, con Mew che ci aleggia accanto, e dopo aver preso la prima medaglia, io direi che è tutto. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.